Enjoy people, io sono Irene e stavo cercando su internet delle cover da cui prendere ispirazione per comprare delle cover, visto che ne ho poche, e mi sono imbattuta su una cover alquanto strana. Quindi sono qui oggi a fare una specie di classifica di cover strane che si possono trovare sul web. Strane anche un po' utili, ma anche un po' brutte e squallide, anche un po' schifose, ecco, vabbè, poi vedete. Comunque, bando alle ciance, come dico sempre, incominciamo subito con il video. La prima cover che vi voglio far vedere è questa qua. Sì, ok, non può sembrare tanto strana, lo capisco, ma dai, un naso. Cioè, tu con un telefono praticamente metti le dita nel naso. Cioè, è una cosa schifosa. Io non la comprerei mai una cover del genere, letteralmente è bruttissima, non la prenderei mai. Quindi, no, davvero orribile. Come seconda cover invece vi faccio vedere una cover che è utile anche, diciamo sì, però è anche abbastanza strana e parlo di una cover cavatappi. Una cover tappi, una... no, una... vabbè, non importa. Come una cover che toglie i tappi dalle bottiglie, cioè, davvero? Io, a parte che avrei pure di rompere il telefono, però è utile. Però è appunto strana, quindi io non la comprerei mai su una cover. Cioè, nel senso, cioè tu vai in giro, chiedi al bar, che ne so, una bottiglia di Coca-Cola, di quelle lì con i tappi così, e con la tua cover togli il tappo. E il barista ti chiede, vuoi che ti apro la bottiglia? No, no, grazie, ho già una cover che taglia i tappi, non ce n'è bisogno, grazie mille. Cioè, no, davvero, no. Entrando nella categoria cibo, c'è una cover che piacerà a molte persone. Perché molte persone sono amanti del sushi. Esatto, c'è una cover con del sushi sopra. Cioè, voi vedete in questa foto, pensate che sopra ci sia del sushi, del buonissimo sushi. E poi scoprite che è una cover per telefono. Ovviamente sono tutte cover giapponesi, cinesi, perché solo i cinesi possono inventare cose del genere, però non importa. È comunque una cover col sushi, davvero? No, no. Entrando sempre nelle cover un po' più strane, abbiamo una cover a forma di banana. Cioè, ok, va bene, capisco le cover che sono grandi già di loro, che hanno tutta quella plastica intorno, tipo con le patatine fritte, no? Capite? No, invece hanno inventato una cover che è... 6 volte il telefono stesso, quindi già è difficile portarlo in tasca. Pensate un iPhone 6 che è un mini tablet praticamente. Con una cover del genere, come, ditemi, come è possibile portarlo in giro? Cioè lo date a casa praticamente, quindi almeno un minimo di senso, vabbè, non importa. Una cover ancora più ambigua, simile a quella della banana, è la cover con la coscia di pollo. Tra l'altro lo sguardo della ragazza che beve il caffè e si tiene la coscia di pollo sull'orecchio è davvero fantastica, perché io non avrei quella faccia, sarei imbarazzatissima a girare con una cover del genere. Quelli devi tenere in uno zaino, altro che tasca, altro che borsa, in uno zaino te la devi tenere. Quindi è stranissima. E quindi al secondo posto metto questa cover. Al primissimo posto invece metto una cover davvero strana, schifosa, brutta, davvero... orribile, io non prenderei mai una cover del genere, ma manco morta, preferisco prendermi la banana cover più che altro questa cover qua. Sto parlando della cover scarafaggio. La cover scarafaggio fa schifo, fa molto molto schifo, io non la prenderei mai. Cioè, l'ho detto per tutte le cover praticamente, ma questa cover qua è davvero terribile. Cioè, già al 99,9% delle persone fanno schifo gli insetti. Poi questa, che non è, non so manco se è uno scarafaggio, però... ve ne rendete conto? Questa cover è bruttissima. Che poi magari te la puoi pure portare a scuola, metterla sul banco girata e il professore urla vedendo quel coso sopra che non sa manco che cos'è. E tu gli dici, prof, è un mio amico di compagnia, tipo cane, no? Una volta si prendevano i cani, no? Per tenere compagnia. E invece io adesso prendo gli scarafaggi come animale di compagnia, quindi... sì, va bene, come... vabbè, se vuoi usare il cellulare in classe compra la cover scarafaggio che fai prima. Quindi ho deciso di mettere questa cover orribile per prima posizione, perché davvero se la merita tantissimo. È orribile, orribile, non ho mai visto una cover così brutta. E poi che schifo, cioè, bello i dettagli, no? Con le zampine, no? Con... orribile. Quindi niente, ho finito il video, ho finito, gesticolo sempre un casino. Comunque, il video finisce qui.
vi chiedo di mettere un mi piace se vi è piaciuto il video e un mi piace se non vi è piaciuto. Vi ricordo che qua sotto ci sono tutti i miei social network, seguitemi se volete, se ne avete voglia. Nient'altro, io vi mando un grossissimo bacio. Aiuto, sono sporcata. Io vi mando un grossissimo bacio e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!